sia lodato Gesù Cristo. Non sapevo bene quale messaggio leggervi, ho pregato il Signore e ho aperto questo messaggio, è venuto fuori del 9 maggio del 92, poi ho aperto il cellulare per cercare di fare quattro appunti e ho trovato lo stesso messaggio, ho detto proprio il Signore vuole che legga questo. Allora dice Gesù, 9 maggio del 92, vi benedico miei cari, fate grande quest'ora in cui io vengo a voi nel santo sacrificio. Nessun'ora è più grande di quest'ora. Ogni santa messa celebrata e vissuta rimarrà in eterno come dono supremo per le anime. Anche questo vi chiedo, che difendiate il più grande dei tesori dati a voi. Grande disgrazia, miei cari, grande malanno la profanazione del mio corpo e del mio sangue. Per questo peccato molti sperimentano su di loro per tutta l'eternità la verità del giudizio. Solo chi vorrà appartenere al mio regno, che non è di questo mondo, deve credere, onorare ed adorare la viva presenza di Dio. Quanto di ciò, al contrario, è delitto contro l'uomo e l'anima. Molti sono diventati maestri di eresia, della tremenda colpa del tradimento. Di quanto per i vostri predecessori era cosa più santa, più sublime, ora si va perdendo ogni traccia. Miei discepoli, mentre pochi dei miei consacrati ascoltano i miei richiami, io sto formando in ogni parte nuovi discepoli, disposti a seguirmi nell'umiltà con amore. La mia Chiesa sì, è in pericolo, ma non temete, ci sarà sempre una pesca miracolosa ove alla mia riva tirerete le reti e queste resisteranno anche se la quantità è agitata. Siate voi i miei pescatori umili e gioiosi per essere chiamati tali. Accogliete tutti i miei segni, in essi scoprirete ogni mio desiderio per quello che dovrete fare e nel discernimento mi servirete. È un messaggio importante, allora dall'inizio prendiamolo pezzo per pezzo. Vi benedico, miei cari, voi fate grande quest'ora in cui io vengo a voi nel santo sacrificio. Ecco, noi lo sappiamo, Gesù si è sacrificato sulla croce una volta per tutte per salvarci e noi in particolare abbiamo la grazia di sapere e credere che durante la consacrazione, durante la Santa Messa, questo sacrificio viene ripresentato e anche noi siamo come Maria sotto la croce e diciamo viviamo questo evento, siamo anche noi irrorati misticamente dal sangue di Cristo. Ovviamente la Madonna era là presente, infatti parla di cruento sacrificio, per noi il sacrificio è incruento ma reale. Ecco, quindi abbiamo la grazia di credere a questo e Gesù ci dice nessuna ora è più grande di quest'ora. Infatti Padre Pio diceva che se il popolo di Dio conoscesse il vero valore della messa, ci vorrebbero i carabinieri per mantenere l'ordine fuori dalle chiese. Ogni santa messa, dice Gesù, continua, ogni santa messa celebrata e vissuta rimarrà in eterno come dono supremo per le anime. La nostra anima viene arricchita della presenza di Cristo, si conforma sempre più a Cristo ogni volta che lo riceviamo. In un altro messaggio Gesù ci fa presente che lui desidera da noi la partecipazione alla Santa Messa quotidiana. Se noi comprendiamo queste parole che lui ci dice, dovremmo veramente correre alla Santa Messa quotidiana, almeno nel limite delle nostre possibilità. Il Signore ci dà il segreto per un'eternità felice e ricca, arricchita
Egli vuole che partecipiamo, viviamo con amore la Santa Messa quotidiana, con lo spirito attento e sveglio e con l'intento di far corona d'amore attorno ai cuori di Gesù e Maria, che sono continuamente offesi dagli uomini. L'altro messaggio di prima diceva, che dicevo prima, diceva: sia un atto d'amore e di riparazione la vostra partecipazione alla Santa Messa quotidiana. Riparazione alle offese che gli uomini rendono al suo cuore immacolato. Ecco, con questo spirito noi dobbiamo sempre ricordare questo quando andiamo alla messa. Vogliamo far corona d'amore attorno ai cuori di Gesù e di Maria. Anche questo vi chiedo, che difendiate il più grande dei tesori dati a voi. Grande disgrazia, miei cari, grande malanno, la profanazione del mio corpo e del mio sangue. Per questo peccato molti sperimentano su di loro per tutta l'eternità la verità del giudizio. Ecco, come si profana il Santissimo Sacramento? Allora, viviamo in un tempo in cui veramente ci sono tante persone che hanno abbandonato completamente la via di Dio e si sono donate a Satana, rendendogli anche un culto ormai pubblico. Ecco, chi fa questa profanazione consapevole, magari trafugando le ostie consacrate dai tabernacoli, no? Ecco, questo, come dire, queste anime hanno già mezza gamba dentro l'inferno. Però, oggi c'è un pericolo grande e meno evidente dell'esempio che ho appena fatto, e prende dentro anche noi, no? Molti, infatti, molti fedeli si accostano a Gesù, Eucaristia, con un cuore impenitente, che non vuole chiedere perdono, che ritiene di non averne bisogno. Ci si avvicina a Lui solo se si è in grazia di Dio. Oggi, purtroppo, questo non viene più detto nelle chiese, però è bene ricordarlo. Ci si va a confessare e non si riceve il Santissimo Sacramento se si hanno peccati gravi sulla coscienza. Quando un peccato è grave, quando con piena avvertenza, cioè mi rendo conto che questo è un peccato grave, e deliberato consenso, me ne frego, lo faccio lo stesso, non mi interessa, lo faccio lo stesso, con questo spirito si trascurano i 10 comandamenti. In particolare quei comandi che, no, che hanno il non davanti. Questi sono quelli che più facilmente hanno questi requisiti di consapevolezza e di piena avvertenza e di liberato consenso. Tuttavia, è bene ricordare anche che una confessione frequente, anche se si hanno solo peccati veniali, ci predispone ad una sana tensione verso la santità. Cioè, ci aiuta a conoscere sempre più i nostri limiti e a chiedere la grazia per superarli. Ecco, noi in particolare chiamati, o che siamo consacrati alla Madonna, non possiamo accontentarci di confessarci ogni 2 mesi, dovremmo confessarci più spesso. Ecco, la Madonna in qualche posto chiede una volta al mese, qualche santo si confessava ogni 3 giorni. Ecco, più vogliamo essere santi, più ci confessiamo spesso, per quanto ci è possibile, ecco. E anche non possiamo accontentarci di andare a messa solo la domenica. Cerchiamo, per quanto possibile, di andarci tutti i giorni. Continua Gesù: solo chi vorrà appartenere al mio regno, scusate, solo chi vorrà appartenere al mio regno, che non è di questo mondo, deve credere, onorare ed adorare la viva presenza di Dio. Bisogna quindi credere fermamente nella presenza di Gesù nel Santissimo Sacramento e trasmetterla, mantenendo un grande atteggiamento di riverenza anche dentro la Chiesa. Ci ricordiamo bene quanto il nostro Renato batteva i pugni su questo argomento, perché ovviamente vedeva che il rispetto per le cose sante viene sempre più meno. Infatti la Madonna un giorno disse che una gran parte del popolo di Dio si accosta all'Eucaristia come al pane quotidiano. Ecco, così non possiamo fare. Onorare e rendere onore, tenere nella più alta considerazione il Santissimo Sacramento, mantenere vivo nel cuore dei fedeli questa verità è uno dei compiti che il Signore ha affidato a noi. Disse Maria:
io apro i vostri cuori e voi schiuderete i tabernacoli. E poi amare, amare e fare amare la liturgia che attraverso i segni esterni vuole trasmettere questo rispetto e onore. Però ecco, questo non deve renderci troppo formali. Non dobbiamo mai perdere quella confidenza, quell'atteggiamento di amicizia che Gesù ama e desidera trovare in noi, con la semplicità dei bambini che senza tante storie chiedono di essere presi in braccio, chiedono e sanno dare amore e in questo modo consolano il cuore di Gesù. Il cuore di Gesù è un cuore sensibile, ecco, non è un cuore formalizzato nelle regole, è un cuore sensibile che vuole il nostro amore. Miei cari, mentre pochi dei miei consacrati ascoltano i miei richiami, io sto formando in ogni parte nuovi discepoli disposti a seguirmi nell'umiltà e nell'amore. Questi dovremmo essere noi. Chi più di noi ha ricevuto una formazione diretta dal Maestro e dalla sua mamma? In verità che dovremmo essere molto più santi, o perlomeno meno uomini di come siamo. La mia chiesa è in pericolo, ma non temete, ci sarà sempre una pesca miracolosa, ove alla mia riva tirerete le reti e queste resisteranno, anche se la quantità è agitata. Confidiamo allora nelle parole di Gesù che ci promette, magari proprio quando meno ce lo aspettiamo, quando siamo stanchi, quando ci pare di non farcela più, quando il cammino è difficile, ecco, però Gesù ci promette, come gli apostoli, come Pietro, no? Dopo una notte di fatica, di non aver buttato le reti, di non aver pescato niente, ecco che arriva Gesù e dice buttate a destra e così si raccoglie quella pesca miracolosa, no? Quindi abbiamo questa fiducia che il Signore benedirà anche il nostro lavoro che abbiamo fatto nell'umiltà, ecco, nella semplicità. Magari ci sembra di aver fatto poco, però penso che arriverà il giorno che raccoglieremo frutti abbondanti, ecco, quando Lui vorrà. Siano lodati Gesù e Maria.